quest'anno da parte mia c'era la voglia di avere questo spazio in qualche modo visitato o comunque frequentato da persone. E l'idea era quella appunto di aprirlo a nuove progettazioni, a nuove idee. Ecco perché nasce questa wall che vuole sottolineare il fatto che il territorio può essere fonte di ispirazione, può essere il luogo di una ricerca, può essere una risorsa locale, può essere un qualcosa che può stimolare proprio la creatività. Innescare processi di riappropriazione di luoghi, di spazi, di trasformazione di quello che può avvenire appunto anche nello spazio urbano. Il mio è un lavoro che non è maturato con una consapevolezza precisa, è un divenire ed è tuttora in divenire. Io sicuramente avevo una sensibilità dell'agire e del fare che era molto forte, soprattutto nei confronti del tema dello spazio. Dell'agire come volontà, cioè non del subire gli spazi, del subire il contesto anche urbanistico, cittadino, del vissuto, ma di voler intervenire nel momento in cui non lo fa qualcun altro. Non vado mai in un contesto con un'idea di come intervenire. Posso avere un'idea di cosa mi piacerebbe cercare di realizzare in termini idealistici, ma non c'è mai una forma. Quella viene fuori in relazione ai luoghi, è un modo in qualche maniera di provare a dialogare, soprattutto in contesti molto lontani dove non c'è la possibilità di farlo attraverso la lingua, quindi lo si tenta di fare attraverso i progetti. Il paesaggio è un qualcosa che cambia, sempre è cambiato nella storia e sempre cambierà, cioè segue le trasformazioni della società, ma soprattutto segue le trasformazioni dell'ambiente. Quindi noi si deve progettare nel dinamismo. Di ambienti naturali, in zone industriali o opifici, eccetera, abbandonati. Però vedete, ne emergono tanti di questi spazi verdi che sono poi parchi, aree abbandonate, aree agricole residuali, che in un'ottica di progettazione, diciamo, un pochino più lungimirante potrebbero essere in qualche modo adibiti a spazi verdi multifunzionali. E alla fine ho deciso di intitolare un po' questo intervento con dare valore a ciò che non ha valore, guardare ciò che non si vede. Ultimamente ho iniziato a lavorare tantissimo con la fotografia proprio per documentare quelli che sono i cambiamenti dei paesaggi urbani. Quindi Archipelago è un progetto che nasce nel 2018 e ho intenzione di concludere in 50 anni di tempo, quindi nel 2068. Quindi crea, vabbè, intanto una conoscenza sulla diversità della cultura dell'abitare. C'è una distanza incredibile tra il mondo dell'arte contemporanea e le realtà dei normali cittadini. C'è sempre una discrepanza e una rottura fortissima fra queste due realtà, come se il mondo dell'arte contemporanea fosse una realtà piuttosto elitaria. In realtà dipende, perché ci sono dei progetti artistici che invece vanno pari passo e si relazionano tantissimo sul territorio, sul quartiere. C'è sempre stato. Lo scambio c'è, ma c'è un certo tipo di scambio di cooperazione lo puoi fare con una categoria di una società benestante, con un'altra gli devi trovare delle altre risposte, delle altre realtà, devi entrare un po', calarti nella loro realtà, non è che puoi sempre imporre la tua a loro, ma devi scendere alla loro, trovare un punto di dialogo, di confronto. Qui
quindi diciamo, poi dopo è arrivata la per esempio la migrazione, in realtà ondate migratorie c'erano già state dal sud Italia nel dopoguerra, però diciamo poi quando comincia soprattutto la migrazione cinese, a questi studi distrettualistici si sommano anche gli studi di Global Migration Studies, diciamo, no? Quindi Prato e questo territorio intorno a Prato e tra Prato e Firenze diventa in qualche modo, cioè è fiorita una grande letteratura scientifica, diciamo, su questo luogo, no? Prima sul distretto pratese come modello virtuoso di piccola azienda familiare, eccetera, con tutta la situazione distretto dove tutti gli elementi sono integrati in una specie di struttura dove tutto è complementare al resto, e poi appunto arrivano le migrazioni e quindi il tenore degli studi va anche in quella direzione. Il concetto di terra instabile, cioè dove non c'è un confine, no? tra le identità.